give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up. Like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up. Like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you, yeah. Non è stata una bellissima partita, devo dire, per gli amanti del calcio. Erano due squadre che non volevano perdere, nessuna delle due. Paradossalmente noi giochiamo sempre per vincere, ma credo che poi il nostro allenatore abbia capito che prendere un punto in questo campionato è una cosa importante. Finisce 0-0 all'Alberto Picco tra Spezia e Avellino, la traversa di Galabinov, il palo di Ebagua, poi poco altro, tutta lì Spezia e Avellino, però i lupi tornano dalla Liguria con un punto prezioso che serve a rinsaldare il quarto posto in classifica. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Un Lunedì da Lupi. Parleremo di questo pareggio, ma parleremo anche, e lo avete visto con il breve spezzone del presidente Taccone, di tante altre cose, una lunga intervista a fine puntata con il presidente che abbiamo realizzato. Naturalmente è di dominio pubblico la notizia dell'anticipo della partita contro la Juventus al 18 di dicembre, gli ottavi di finale di Coppa Italia, un anticipo che ha fatto infuriare tutti, società, i tifosi che stavano pregustando già la grande mobilitazione di massa per arrivare allo Juventus Stadium il 9 gennaio, adesso si trovano un po' spiazzati. Il presidente ha attaccato la Lega, ha detto non siamo stati neanche interpellati, una decisione presa in maniera unilaterale, e chi ci perderà innanzitutto sarà proprio la Lega. Approfondiremo tutti questi temi anche dal web, da internet, con la nostra Maria Stanco. Ciao Maria. Buonasera, buonasera a tutti. E in studio abbiamo naturalmente ospite fisso il nostro Gigi Molino. Ciao, buonasera. Ciao Gigi. A tutti. Ecco lui, mister Gianni Montanile. Ciao mister. Buonasera. Mister che insomma rievoca bei tempi della primavera rispetto a quelli di oggi, dal 90 al 2001, responsabile tra Beretti e Primavera, un campionato vinto nel 1995. Dovrebbe ripartire un po' da quegli anni la primavera di oggi, mister, no? Penso proprio di sì, perché poi il settore giovanile, che è l'anima di una società, è un settore a cui io tengo moltissimo, visto che sono 22 anni che faccio questo tipo di lavoro. Pertanto io penso che, spero che il presidente Taccone con tutta la società riescano a riorganizzare questo settore che fa la, un po' acqua. È la colonna, dovrebbe essere la colonna portante di una società importante come l'Avellino, che sta facendo stupendamente bene, però è un punto negativo. Io spero che quando prima riescano a mettere qualcosa, a cercare di riorganizzarlo, perché le varie formazioni attualmente stanno dando un po' di delusione agli tifosi. Ne parliamo più avanti, ricorderemo insomma anche gli anni in cui lei era alla guida della Beretti e della Primavera, li compareremo inevitabilmente agli anni, a questi anni insomma non bellissimi, come ha detto il mister, che sta vivendo il settore giovanile dell'Avellino. Io però direi di partire da risultati e classifica, naturalmente, del 17° turno della Serie B Eurobet, con evidentemente i risultati, eccoli qui. Allora, Cesena-Padova 0-1, giocata venerdì, colpo del Padova che ha vinto al Manuzzi. Poi sabato Brescia-Regina 2-1, il Carpi ha battuto il Varese 1-0, Cittadella-Trapani 2-2, due volte avanti i siciliani, raggiunti due volte dalla doppietta di Di Roberto. Crotone-Empoli 1-1, Juve-Stabia-Bari 1-1, non vince ancora la Juve-Stabia di Pea, raggiunta ancora una volta nel finale dal Bari dopo essere stato in vantaggio e aver colpito anche un palo. Novara-Modena 1-0, Siena-Pescara 1-3, vittoria importante degli abruzzesi all'Artemio Franchi, un 3-1 di autorità che rilancia verso le zone alte i pescaresi. La Ternana è tornata al successo, ha battuto il Latina 1-0, 1-1 tra Virtus Lanciano e Palermo, con il pari in extremis di Turchi al Biondi, e poi lo 0-0 del Picco tra Spezia ed Avellino. La classifica: Empoli in testa 32, il Palermo 31, la Virtus Lanciano 30, l'Avellino che, come dicevamo, rinsalda il quarto posto a 29, Crotone 28, il Latina 26, il Pescara sale a 25 e raggiunge il Cesena, lo Spezia
aggiunge un punticino alla sua classifica, 24, Varese 23, il Trapani a 22, a 21 ci sono Siena e Modena, Carpi e Brescia 20, Ternana e Bari 18, Cittadella con il Novara a 17, il Padova a 16 punti, la Regina 13, chiude la Juve Stabia a 8, con gli asterischi ricordate le penalizzazioni, Carpi e Padova una partita in meno. Allora Gigi, commentiamo un attimino questa giornata, se la regia ci rimanda in onda anche la schermata dei risultati. Con te voglio partire naturalmente da... Vabbè, al di là del pareggio tra Spezia e Avellino che commenteremo tra poco, da quest'1-1 del Palermo che ha pareggiato proprio in extremis, o meglio il Lanciano che ha pareggiato proprio in extremis con il Palermo, poi altra partita interessante di questo turno era Crotone-Empoli che si sono divise la posta, la Juve Stabia ancora che non vince con il Bari, il Latina si ferma e il Pescara direi mi sembra forse il risultato più importante della giornata. Sì, diciamo che il risultato a sorpresa è sicuramente il Padova che espugna lo stadio del Cesena, un po' a sorpresa. Poi credo che il Lanciano abbia fatto un gran risultato, perché questo dimostra che è una squadra che secondo me può stare su in classifica, perché recuperare una partita al Palermo anche se nei minuti finali comunque vuol dire essere comunque una squadra che è importante. E poi c'è questa grande vittoria d'autorità del Pescara a Siena, che non era una partita facile. Il Pescara ha dimostrato secondo me di aver preso la strada giusta e bisogna tenere d'occhio perché credo che possa risalire. Poi per gli altri credo che siano un po' i risultati che un po' tutti si aspettavano. Mister Montanile, i valori che sta esprimendo questo campionato di Serie B, relativamente anche al campionato splendido che sta facendo l'Avellino, però si dice sempre è un campionato che è più scarso rispetto alle passate edizioni o è l'Avellino che sta facendo un gran campionato? Secondo me non è vero che è un campionato scarso perché la qualità che c'è in ogni singola squadra secondo me è un campionato molto competitivo. L'Avellino sta facendo un campionato inaspettato, però sono super contento di quello che sta facendo perché nessuno se l'aspettava questo tipo di esploit da parte dell'Avellino e pertanto non è che l'Avellino il campionato è scarso, è proprio l'Avellino sta facendo un ottimo campionato, sta puntando a qualche cosa che nessuno avrebbe mai sperato all'inizio del campionato, poi con tante corazzate come di questo campionato, ma ripeto, mi voglio collegare pure un fatto, una cosa per quanto riguarda il Pescara che è partito malissimo, ma adesso con tutti quegli atleti di qualità, giocatori di categoria superiore, sta risalendo la china, pertanto ci sono tante squadre che secondo me stanno facendo bene, secondo me la classifica non fa altro che dire le qualità dei giocatori. Sto vedendo un poco il Brescia che sta arrancando andando male, sì, però i vari Palermo dopo sempre il passo falso iniziale, il Lanciano un'ottima squadra, il Latina anche se domenica ha perso, però, ripeto, sì. Sono ottimi valori e un ottimo campionato. Pescara insomma sotto la guida di Pasquale Marino, uno che è abituato a vincere in questa categoria, no? Sta risalendo prepotentemente, è vero. Va bene, andiamo a vedere se dalla regia sono pronti gli highlights della partita di ieri sera, c'è un servizio montato, quindi prego la regia di mandarlo in onda e poi torniamo in studio per commentarla. Finisce a reti bianchi 0-0 tra Spezia e Avellino il posticipo della 17ª giornata del campionato di Serie B. Stroppa e Rastelli presentano moduli speculari, 3-5-2 per entrambi gli allenatori. Le scelte del tecnico biancoverde, Togni in mediana al posto di Angelo D'Angelo e Bittante a sinistra invece di Capitan Millesi. Arbitra la partita il signor Mariani di Aprilia, inquadratura per Stroppa, il saluto delle squadre ad inizio partita, inquadratura per Andrei Galabino e Romulo Togni e poi il fischio d'inizio di Mariani sotto lo sguardo di Rastelli. Nei primi minuti l'Avellino sfiora subito il vantaggio, girata di testa di Galabino, palla sulla traversa, poi prima lo stesso Galabino e poi Castaldo non riescono a girare in porta per il vantaggio dell'Avellino. Il rammarico di Galabino nella riproposizione, ancora una volta colpo di testa di Galabino, le ali battuto, palla sulla traversa, poi prima il Bulgaro e poi Castaldo non trovano la via della rete con la difesa dello Spezia che si salva in corner. Iniziativa di Bittante da sinistra,
sinistra, cross al centro, la girata di testa di Galabinov, debole centrale, para le ali. Poi qui la risposta dello Spezia con Seymour direttamente sul calcio di punizione, ci mette i pugni Segulin e poi il disimpegno in fallo laterale della difesa biancoverde. Rivediamo il calcio di punizione dalla sinistra di Seymour con il destro, la respinta con i pugni di Segulin. Ancora lo Spezia su azione da calcio d'angolo, la battuta di Madonna, il colpo di testa di Ebagua al centro dell'area di rigore, palla troppo alta sulla traversa. Giulio Ebagua che si lamenta anche per una presunta spinta ai suoi danni, chiedeva il calcio di rigore. Succede solo questo nel primo tempo, ancor meno nel secondo. Fischio d'inizio di Mariani, seconda frazione che si apre con questa girata di testa di Sansovini abbondantemente al lato. Ancora lo Spezia che insiste, qui Bovo trova un corridoio, mette al centro per Ebagua, ma provvidenziale l'intervento in chiusura di Armando Izzo. La risposta dell'Avellino a destra va a Zappacosta, Arini toglie il pallone dalla sforbiciata di Castaldo, poi Schiavon, la sua conclusione non benissimo qui Leali, il diagonale di Schiavon, Leali accompagna la palla in calcio d'angolo. Ancora lo Spezia da sinistra, il cross, prova a rigiocarla ancora dalla destra Madonna, ma non ha problemi Segulin ad bloccare il pallone. Ancora gli spezzini in avanti, Bovo qui su quello spiovente da sinistra si trova un buon pallone per coordinarsi, ma lo fa male e calcia alto, abbondantemente alto sulla traversa di Segulin. Ecco l'inquadratura per il capitano dello Spezia, rivediamo stop, controllo e tiro, però senza coordinazione, palla alta. L'Avellino ci prova, una bella combinazione, Castaldo Soncin subentrato a Galabino, anticipato proprio all'ultimo istante Soncin dal difensore dello Spezia, non riesce a concludere in porta. Negli ultimi minuti ci prova ancora lo Spezia che sfiora il vantaggio con questa girata di Ebagua, controllo e tiro, resiste anche ad una carica di Peccarisi come possiamo apprezzare dal replay. Segulin battuto, ma il palo salva l'Avellino. Ancora una riproposizione della girata, della bella giocata di Ebagua e Segulin salvato dal palo. Poi nel finale ancora un colpo di testa, ci ha provato ancora il capitano Bovo, palla alta sulla traversa, arriva il triplice fischio di Mariani, finisce 0-0 al picco tra lo Spezia e l'Avellino. 29 punti per la squadra di Rastelli che rinsalda il quarto posto in classifica. Rieccoci allora in studio. Gigi, partiamo dall'analisi, dalle scelte di Rastelli iniziali. Togni per D'Angelo in mediana e Bittante al posto di Millesi sulla sinistra. Ti hanno convinto queste scelte alla luce anche di quello che è stata poi la partita e il risultato finale? Ma credo di sì, anche perché credo Rastelli volesse dare più geometrie in mezzo al campo e più spinta, diciamo, e più freschezza atletica sulla fascia. Credo che l'Avellino abbia fatto una buona partita, nel senso che ha iniziato molto bene. Poi sembra che un po' le squadre si siano accontentate, è prevalsa un po' la paura di perdere, però credo che sia un buon punto per l'Avellino, è importante anche per il Siena, quindi lo Spezia. Per lo Spezia, scusa, quindi è stata una partita credo da pareggio, quindi l'Avellino credo che ci ha anche provato, però quando poi non può vincere va bene anche il punto, quindi va bene così. Sì, ci ha provato soprattutto nell'inizio, come ha detto anche il presidente Taccone. Poi la partita è stata bruttina, insomma, non proprio per gli esteti del calcio, diciamo la verità. Però ecco, lo Spezia, mister, anche con questa coppia d'attacco temutissima, Sansovini e Bagua, alla fine non ha creato tantissimo, la difesa non è andata mai in sofferenza, mai in affanno. Soltanto nell'ultima occasione, ma poi, ripeto, si aspettava molto di più da questa coppia d'attacco, però L'Avellino è riuscito a mantenere la calma e ha portato in porto quello che secondo me si sono già prefissi all'inizio della gara. Il pareggio è stata un'ottima per un'ottima gara che hanno disputato, però ripeto, la partita, come dicevi tu, è una partita un poco bruttina, però l'importante è portare un punto a casa su un campo molto, molto difficile, insomma. Solo qualche giorno fa su questo campo era la Coppa Italia, però il Pescara in salute, perché abbiamo visto che un Pescara in salute aveva preso 3 gol in Coppa Italia. Questa è una squadra costruita per andare ai playoff. Lo Spezia ha diversi giocatori importanti per la categoria. Ha lasciato in panchina un certo Catellano. Sì, infatti, ma questo testimonia che l'Avellino in questo campionato può dire la sua. Quindi ormai l'Avellino è una squadra, secondo me, che deve credere nell'obiettivo playoff, perché ormai sono passate troppe partite. Quindi l'Avellino non è più una novità, secondo me è una squadra solida
Se ci credono, io credo che naturalmente poi col grande pubblico che si ritroverà nel giro di ritorno, credo che possa tranquillamente prendere playoff. La prerogativa migliore di questo Avellino Mister è quella di non far giocare l'avversario, e soprattutto questa, la qualità, è vero, della squadra di Rastelli. Qualità e quantità, perché la quantità è sopportata da ottima qualità da ogni singolo atleta, non fa altro che dimostrare quanto di buono stanno facendo questi ragazzi dall'inizio del campionato insieme al tecnico, perché è stata organizzata per bene, ti aggredisce dal primo minuto, cerca sempre la giocata di qualità, e poi con atleti come Castaldo che ti può far fare il salto di qualità. Io l'ho sempre detto in altre pure in altre occasioni, ho sempre detto che Castaldo fa la differenza in questo gruppo, ma a me piace tutta la squadra, piace la compattezza, piace la forza, piace la cattiveria e il carattere che mettono i ragazzi. Pertanto, come diceva Gigi, adesso non è più una meteora, ma secondo me dovrebbe essere una certezza, nel senso che i ragazzi devono puntare sicuramente ai playoff, perché c'è la qualità e c'è un ottimo gruppo, che è la cosa più importante. Facciamo un salto alla postazione internet da Maria. Maria, naturalmente sì, noi stiamo Angelo. Monitorando anche tutte quelle che sono un po' le reazioni su questa partita anticipata con la Juventus, però magari a questo ci dedichiamo più nella seconda parte. Adesso se ci dai qualche spunto, insomma, di riflessione. Certo, come anticipavi le discussioni sul web, soprattutto nelle ultime ore, si concentrano tutte sulla decisione di anticipare la gara tra Juventus ed Avellino il 18, anche perché credo che in qualche modo sia l'appuntamento più atteso dai tifosi biancoverdi. Comincio con ricordarvi la nostra pagina Facebook, Un Lunedì da Lupi, che trovate facilmente, sulla quale potete lasciare i vostri messaggi, i vostri commenti e naturalmente anche le vostre domande ai nostri ospiti. La stiamo aggiornando in diretta, come vedete. Poi, come di consueto, insomma, vorrei cominciare riportandovi le parole di mister Rastelli, sì. Ovviamente ha parlato ai microfoni di Sky successivamente al match contro la Spezia. Rastelli dice: risultato giusto, che credo che entrambe le squadre abbiano cercato di vincere la gara. Abbiamo avuto occasioni nitide, anche se Ebagua poteva punirci. Abbiamo giocato a viso aperto, nel secondo tempo si è concesso qualcosina in più, ma sono soddisfatto, è un campionato equilibrato. E poi c'è naturalmente la sua solita affermazione, un po' sulle sue, dice: non dobbiamo cullarci sugli allori, ogni sabato sarà una battaglia in cui dovremo muovere la classifica e giungere ai 50 punti, quindi vola sempre basso il mister dell'Avellino. Poi magari continueremo a parlare con i nostri ospiti anche di questo punto, sì. Perché c'è una domanda anche in merito a questo. Nel primo tempo potevamo ripartire meglio per andare alla conclusione, invece le ripartenze le abbiamo subite. Poi fa anche un cenno al ritorno di Togni dopo un lungo infortunio, parla del ruolo che può avere in campo, magari possiamo successivamente parlare anche di questo, che sembra essere un po' un'incognita, sì. di questa squadra. Questo è quello che vi consegno per il momento. Poi parleremo anche, vi anticipo, un po' di calciomercato, dei due rientri che ci saranno probabilmente nella prossima gara. Uno è il portiere Terracciano, sì. che stiamo tutti quanti aspettando, forse dopo il suo anche Fabbro infortunio rientra. È molto probabilmente anche Fabbro, per cui ci sarà da riassettare qualcosa, come dire, ci sarà un problema di abbondanza, sì. fortunatamente. Insomma, al mercato poi tra l'altro ci avviciniamo, perché adesso con la sessione di gennaio, un campionato fermo per quasi un mese, ci sarà tanto da lavorare anche da questo punto di vista. Io ho due considerazioni da fare, mister. Innanzitutto, lei le chiedo, lei insomma vecchia volpe degli spogliatoi, ma questo lavoro mentale con la squadra sui 50 punti, la salvezza, davvero paga in uno spogliatoio, o caricarlo a volte di stimoli, di responsabilità, può essere invece altrettanto produttivo? Perché gli allenatori amano diciamo volare bassi con il gruppo, con la stampa, con i media? Che meccanismi rischiano di generarsi? Secondo me Rastelli sa benissimo che cosa fare, perché è partito dall'inizio con con questo modo di fare, ma penso che qualsiasi tipo di tecnico non fa altro che aspettarsi sempre di più dai ragazzi. Volare basso non significa non pensare ad arrivare a degli obiettivi, anzi secondo me se li stanno programmando, secondo me nello spogliatoio, l'allenatore, lo staff tecnico, la società, tutti insieme stanno
stanno cercando di programmare quello che è il proseguo a livello calcistico anche del girone di ritorno. Adesso, come dicevi tu, si aprirà il mercato, ci saranno arrivi, ci saranno partenze, però il problema è avere l'abbondanza, perché abbiamo avuto dei grossi infortuni, abbiamo avuto degli infortuni proprio di alcune pedine importanti che adesso dovrebbero recuperare per dare ancora di più forza allo spogliatoio, cioè avendo più scelta, avendo ognuno si giocherà la sua carta, pertanto il mister sa bene di poter puntare su questo ed arrivare all'obiettivo che secondo me si è già organizzato, secondo me si è già organizzato in quella che è il proseguo a livello tecnico della squadra. Gigi, tu al tuo allenatore ad Aversa che dici? Di guardare basso, di volare alto? Ma io credo che bisogna sempre avere la mentalità vincente, nel senso, perché io credo che un vincente sa gli obiettivi, nel senso che sa che per vincere devi arrivare anche attraverso la salvezza. Io credo che questa sia una squadra che non si monti la testa, credo che è una squadra che sa bene quello che vuole. È normale. Ci sono anche giocatori di esperienza, sì, in questa io credo avvenire, che l'allenatore faccia bene a raggiungere questi 50 punti che ti consentono, diciamo, di avere la tranquillità della salvezza. Però io credo che dentro di loro l'Avellino nutre ambizioni, sì, anche perché lo hanno dimostrato. L'Avellino ha battuto squadre importanti, cioè, ha battuto l'Empoli, il Novara, ha vinto a Cittadella, a Brescia, quindi una squadra che secondo me si deve salvare non fa tutti questi risultati. È normale che Rastelli getta sempre acqua sul fuoco, però io sono convinto che l'Avellino farà un gran campionato. È un po' come nel 2002, no? Nascono così i campionati, parti in sordina, poi ti accorgi cammin facendo che hai veramente la possibilità di fare cose straordinarie e ci riesci, anche perché non dimentichiamo, l'Avellino è una grande piazza dietro. Ora magari c'è anche il pubblico, però secondo me nel giro di ritorno, se veramente l'Avellino rimane in queste posizioni, arrivano squadre dove tu ti puoi giocare l'accesso ai playoff, o addirittura, perché no, secondo me, anche le prime posizioni, poi ti portano loro in Serie A. Senti, voglio consegnarti una considerazione, una domanda a cui immagino già la risposta, però è solo un caso o c'è dietro qualcosa di effettivamente, come dire, ipotizzabile? Tre partite con Togni, o meglio, due con Togni, aggiungiamoci anche quella di Crotone, una sconfitta e due pareggi. È cambiato qualcosa tatticamente nell'Avellino con Togni, voglio dire, in maniera, passami la parola, peggiorativa? Cioè, quegli inserimenti dietro le linee che avevano un D'Angelo, che avevano uno Schiavon, lo stesso Arini, sono adesso un po' sacrificati con questa presenza di Togni in campo? Due pareggi, nessun gol? Ma io credo che Togni dia più qualità in mezzo al campo, no? È più un geometra, nel senso che ha grande qualità nelle giocate, nel dare palla, però prima D'Angelo, Schiavone, lo stesso Arini è un centrocampo muscolare, un centrocampo d'Avellino. Però anche un centrocampo in grado di inserirsi bene anche in zona gol, eh? Sì, sì, ma quello stavo per dire, quindi oltre ad essere muscolare è proprio un centrocampo d'Avellino, no? Da combattimento hanno anche grande qualità negli inserimenti come Arini e lo stesso Schiavone. Scavone secondo me è un giocatore fortissimo che secondo me la società con De Vito ha fatto un grande acquisto, quindi diciamo ancora presto per dire se è peggiorativo, nel senso che credo che Rastelli... Però forse non è del tutto un caso. Bisogna aspettare qualche partita, è normale che il centrocampo dell'Avellino, Schiavon, D'Angelo, Arini ha fatto tantissime partite importanti, tantissime vittorie. È anche pur vero che Togni è un giocatore importante, però io credo che poi alla fine servano un pochettino tutti, quindi credo che se lui recuperi al pieno la forma Togni, credo che possa dare una mano, anche se io preferisco i tre che hanno l'inizio campionato. Mister, insisteresti su questo Togni o secondo te è un passo indietro in questo momento per l'Avellino? Non esiste un passo indietro, è stato preso per dare un po' di geometria all'interno, all'inizio quando è stato preso per dare qualità alla squadra.
era reduce da un infortunio, ha avuto problemi per poter arrivare ad una condizione fisica accettabile. Adesso il mister lo sta inserendo per dare un po' di qualità, anche se io sono d'accordo con Gigi, perché quei tre là in mezzo a me danno molta più sicurezza. Però, ripeto, un giocatore di quella qualità ha avuto soltanto dei problemi a livello fisico. Io penso che più partite farà e farà vedere la sua qualità. Penso, perché è un giocatore che è stato apprezzato un poco da tutti a livello calcistico, anche se adesso è un gradino, secondo me, al di sotto dei tre, perché sono già, i tre secondo me sono già in palla, sono giocatori già da prima fascia. Però la sensazione è che quando l'Avellino non riesce a sfondare sulle fasce, faccia fatica poi a trovare altre trame di gioco alternative. Sì. È stata costruita con questo, cioè è stato costruito con queste caratteristiche, è stato costruita con, come dicevo prima, con carattere sugli esterni, velocità, reattività, corsa. È una squadra che è costruita così, fa fatica un giocatore che ha altre caratteristiche, anche se ha le qualità. Pertanto io spero che in questo periodo, anche con la sosta, il ragazzo riuscirà ad avere una condizione fisica importante e farà vedere tutta la sua qualità. Pertanto c'è tutto il tempo per poterlo vedere, per potergli farlo crescere. Maria, torniamo un attimo da te. Io voglio ricordare, poi magari approfondiamo il discorso del prossimo turno più in là, naturalmente, in ottica Trapani mancherà Pisacane, che era diffidato, ha preso il giallo ieri alla Spezia e dunque sarà squalificato, non ci sarà al provinciale di Erice. Tu hai qualche altra novità, mi dicevi, dal mercato soprattutto? Più che altro dal mercato c'è qualche novità che arriva ovviamente dagli esperti del settore. Adesso ve ne do immediatamente lettura. C'è Nicolò Schira, che è uno dei giornalisti più attivi, sì, insomma, anche sui social, che fa rimbalzare come di consueto queste domande, queste affermazioni. Insomma, dice che su Samuele Longo c'è il pressing dell'Avellino, questa dovrebbe essere la notizia. Gli Irpini hanno come alternativa Guido Marilungo e cercano pure un innesto nel reparto difensivo, dove piacciono Meccariello e Romagnoli. Queste qua le parole che arrivano da Schira, dal collega su tuttomercato.web. Questa è la notizia di mercato. Inoltre ti riporto anche un po' di rumors che passano sui social network. Voi l'avete già detto, sembra che nella partita tra Avellino e Spezia ci sia stato un po' di, come dire, questo pareggio abbia fatto bene ad entrambe le squadre. Insomma, i tifosi sono un po' delusi da questo atteggiamento, perché sperano in qualcosa in più dall'Avellino. Chiedono naturalmente se era giusto accontentarsi o sì, bisognava spingere per cercare una vittoria contro una squadra che comunque alla quale l'Avellino ha tenuto testa. Gigi, qua torniamo un po' al discorso di settimana scorsa, con lo sfogo di Rastelli dopo il pareggio con il Cesina. Io credo che al di là di tutto sia comprensibile, naturale, che poi alla fine nello svilupparsi di una partita le due squadre si rendano conto, magari. Anche se poi, tra l'altro, secondo me non è vero, perché l'Avellino ha rischiato di perdere proprio gli ultimi minuti con quella giocata di Ebagua, quindi accontentarsi entrambe, ma fino a un certo punto non credo sia andata poi così. Ma voglio dire, è un pareggio preziosissimo contro una squadra di quell'organico, accreditata per le prime posizioni. Lasciamo stare che adesso è un po' indietro lo Spezia in classifica, ma voglio dire, se ci mettiamo a contestare anche un pareggio alla Spezia, abbiamo finito. Assolutamente, grande punto dell'Avellino. Non credo che l'Avellino si sia accontentato. Anzi, lo dimostra anche il fatto che alla fine il palo di Ebagua, se andava dentro, perdeva la partita. Quindi a volte capitano delle partite dove tu magari vedi che non puoi vincere e ti accontenti, ma assolutamente non mi trovi d'accordo con chi contesta questo pareggio. Anzi, io credo che l'Avellino, anche a Trapani, ti dico la verità, se facesse un pareggio sarebbe, secondo me, anche importante. Trapani è un'altra squadra in grande forma. Sì, anche perché non dimenticare che nel ritorno, se l'Avellino conferma comunque questa sua posizione di classifica, poi queste sono due squadre che vengono al Partenio consecutivamente, Spezia e Trapani. E se tu stai lì su, questi ti possono, se fai sei punti, ti aprono le porte del paradiso. Quindi io credo che, ti dico la verità, cioè basta, se si contesta anche un pareggio e si contesta anche un po' questo inizio di campionato dell'Avellino, magari l'atteggiamento, però ripeto, sono calcoli forse alla fine anche utilitaristici, ma che si fanno e che si fanno da sempre.
Sì, vabbè, è normale che il tifoso vorrebbe sempre vincere, no? Però chi è dentro al calcio sa che a volte ti devi anche accontentare, perché sennò rischi di perderla come poi stava accadendo. Perché dalle immagini credo che l'Avellino è quella che ha avuto più occasioni dello Spezia proprio. Almeno all'inizio, sì. Quindi va bene un pareggio, l'Avellino ha mantenuto la classifica, ma se no anche l'Empoli. L'Empoli per esempio ha pareggiato a Crotone, quindi voglio dire, quella sta in testa, se si è accontentata, che devono dire ad Empoli, che vanno a Crotone e pareggio. Mister, tornando un attimo al mercato, i nomi sono sempre più o meno quelli: Meccarello e Romagnoli per la difesa, Longo e Marilungo per l'attacco. Lei, da scopritore di grandi talenti, se la sente di indicare un nome magari alla dirigenza dell'Avellino per puntarci, un giovane? Io penso che Enzo è addentrato, specialmente con i giovani. Non devo essere io a dare delle indicazioni, sai perché? Perché per esempio a me Longo piace. Piace, pertanto. Verona scuola Inter, vero? Sì, vedo di ottima qualità, un giocatore di prospettiva, forte, pertanto cioè, la scelta o il nome che è stato fatto, secondo me, a me trova d'accordissimo, ma ce ne sono tanti. Io poi aspetterei sempre l'ultimo giorno, perché ci sarà sempre qualcosa che cambierà a seconda di quelle che sono gli obiettivi della società. Però a me Longo piacerebbe vederlo in questo gruppo. Anche il difensore, come si chiama? Romagnoli. Anche questo Romagnoli è un giocatore che a me piace tanto. Pertanto sono stati dati dei nomi di qualità, di grossa qualità, che potrebbero fare al caso del gruppo dell'Avellino. Per esempio potrebbero far fare il salto di qualità tranquillamente, insomma. Pertanto i nomi che hanno messo in giro sono nomi importanti. Tanto settimana prossima già dovrebbe arrivare l'ok per il transfert di Ladrier, questo centrocampista belga che si sta allenando già da un po' con Rastelli, era in prova, ha convinto evidentemente l'allenatore e arriverà. A proposito di attaccanti, il mister ne parlava a proposito di Longo. Galabinov è un po' che ha le polveri bagnate. Gigi, tu da attaccante come lo stai vedendo? Ma diciamo che sicuramente non è quello di inizio nelle prime 10 partite. Perché fa più fatica secondo te? Ma forse sta anche un po' pagando il fatto di essere partito forte. Ci sta, però è anche un po' sfortunato, nel senso che gli manca secondo me anche il gol. Perché un attaccante a volte può anche giocare male, però se trovi il gol poi tutto ti passa. Lì però dopo analizziamo più nel dettaglio, poteva far meglio su quel colpo di testa subito dopo la traversa, ha avuto un'altra chance, eccola qui, importante. No, secondo me sì, il primo colpo di testa l'ha fatto molto bene, è stato sfortunato a prendere la traversa, però secondo me non deve andare sulla respinta ma lasciargliela a Castaldo. Poi dopo ne parliamo, più dettagliatamente. Vediamo un attimo le pagelle allora di Spezia Avellino, se la regia è pronta, eccole qui. Allora, Seculin 5,5, Izzo 6, Peccarisi 6,5, Pisacane 6, Zappacosta 6, Arini 6,5, Togni 5,5, Schiavon 6, Bittante 6, Castaldo 6, Galabinov 5,5, poi subentrati, D'Angelo 6, stavolta ho messo 6 a Soncin, ma voglio dire, per un'iniziativa interessante con Castaldo verso la fine, quella combinazione che abbiamo visto, però ha giocato oggettivamente pochi minuti, comunque 6, e 6 anche a Massimo Rastelli, non mi ha convinto Togni al posto di D'Angelo, comunque valutazioni mie. Il 5,5 a Seculin si spiega perché ogni tanto l'ho visto ancora un po' indeciso su alcune uscite. Migliori in campo secondo me Peccarisi e Arini, ha fatto bene per carità anche Izzo, Galabinov un po' in ombra. Gigi, queste valutazioni? Ma diciamo che vanno bene, anche se ti dico la verità, un pari alla Spezia io avrei messo un po' tutti la sufficienza, perché è vero che Galabinov magari non sta facendo partite eccezionali, comunque nelle azioni dell'Avellino almeno in parte è stato sempre presente. Togni credo che un 6 di incoraggiamento glielo potevi mettere, però sei abbastanza cattivo con lui. E Seculin credo che anche la sufficienza, perlomeno come vedo io, perché quando non prendi gol... Qualche uscita in qualche frangente non dà ancora sicurezza, quella sicurezza che dà magari sicuramente di più Terracciano. Sì, però Rastelli per puntare su di lui vuol dire che... Cioè che è un portiere che secondo me è di grande affidamento. Quindi... Mister, io so che lei non ha visto la partita ieri. Globalmente queste valutazioni, volendole estendere a questa prima porzione di campionato dell'Avellino,
chi portiamo in alto, chi portiamo più verso il basso? No, la sufficienza a tutti, io do sempre la sua, perché bisogna essere sempre positivi e nello stesso tempo per quello che stanno facendo è il minimo che si può dare. Ripeto, se qualche giocatore ha qualche momento di appannamento, ma dovuto nell'arco dei 90 minuti, penso che come voti la sufficienza ce l'hanno tutti, anche se, come già hai detto tu, Arini a me è piaciuto molto di più. Ho visto qualche immagine, poi ho letto un poco le cronache dei quotidiani e hanno parlato bene di Arini. Pertanto io penso che la sufficienza la meritano tutti, perché quello che stanno facendo per me è una cosa inimmaginabile all'inizio del campionato, con tutto quello che doveva succedere. Secondo me l'Avellino non deve, cioè, deve essere soltanto elogiato. Maria, prima di andare in pausa, hai qualcosa da segnalarci? Sì, vabbè, avete citato il Trapani e io vi posso riportare il prossimo avversario dei Lupi, vi posso riportare una dichiarazione di Terlizzi, magari così poi sì, ci dedichiamo. Sì, navigato difensore siciliano. Esattamente, ci possiamo dedicare nella seconda parte a quel che concerne Avellino Juventus. Allora, la gara con l'Avellino, ha continuato Terlizzi nel corso di una lunga intervista in cui ha parlato un po' degli svarioni difensivi che hanno funestato le ultime prestazioni del Trapani, gol presi soprattutto da calcio da fermo. Ricordava, la gara con l'Avellino sarà molto impegnativa, è una squadra che combatte, che fa del centrocampo la sua forza. Davanti cercano sempre di ripartire con i due attaccanti molto veloci, in mezzo al campo creano molta densità e cercano di rubare la palla, spezzare il gioco e ripartire. Dobbiamo fare molta attenzione alle palle perse a metà campo. Abbiamo infatti subito diversi gol perdendo dei palloni in quella porzione di campo. È una squadra che non ti fa giocare bene perché gioca con un 3-5-2, ma che comunque non fa un gran calcio. Queste le affermazioni del difensore del Trapani, che dimostra di conoscere anche bene, insomma, la compagine. Sì, era partito benissimo, Rastelli. Grandi elogi alla fine, poi nel finale. Poi alla fine si è un po' perso. In ogni caso, queste sono le due dichiarazioni, probabilmente dimostra anche di temere la squadra bianco-verde in qualche modo. È così. Poi l'Avellino, l'abbiamo detto, ha una grande prerogativa, quella di non far giocare gli avversari. Io francamente mi aspettavo di più dallo Spezia ieri, poi è sempre difficile individuare dove arrivano i meriti di una squadra e i demeriti dell'altra, però io credo che l'Avellino, e non solo ieri, questo lo abbia fatto spesso, ingabbiare le fonti del gioco, le qualità degli avversari, ridurle veramente al minimo e così ridurre al minimo i pericoli. È vero che ultimamente non stiamo creando neanche tantissimo, però primo non prenderle in certe circostanze, Gigi. Sì, vabbè, ora è un periodo dove l'Avellino deve anche cercare di far punti, capitalizzare, no? Perché l'Avellino ha una grandissima classifica, se voi vedete l'Avellino è lì, lotta per la Serie A, quindi capitano delle partite tipo quella di ieri dove tu per un motivo o per un altro non riesci a vincere, devi portare il punto. Ora magari sembra che lo Spezia è ridimensionato, ma io credo che grande merito vada anche all'Avellino. Perché no, io ho detto non riesce, per esempio non ho capito perché Stroppa alla fine non abbia provato a giocarsi anche la carta Catellani. Comunque, voglio dire, ma perché evidentemente temeva anche l'Avellino, perché l'Avellino temeva possibili ripartenze, è una squadra sorniona, Rastelli studia molto bene gli avversari, sa dove colpirli, non ti fa giocare. L'Avellino è una squadra di categoria, è una squadra che secondo me veramente, se ci crede, può ambire alla Serie A, ma non lo dico perché magari sono simpatizzante, lo dico perché... Hai fatto qualche gol nella tua carriera per l'Avellino. Sì, anche perché forse pochi gol, quindi lo dico perché secondo me lo dimostrano le prestazioni che fa, dai. Va bene, noi ci fermiamo solo per qualche minuto, poi ci ritroviamo qui, ripeto, parleremo tanto di questo anticipo così discusso al 18 dicembre, mercoledì ore 21, diretta su Rai 2. Vi ricordo poi sempre in chiusura di trasmissione la lunga intervista, un quarto d'ora circa, con il presidente Taccone. Avremo la solita moviola di Gigi Molino, l'analisi tecnico-tattica, insomma c'è ancora tanto, solo qualche minuto di pausa.